Buongiorno a tutti, ritorniamo a parlare di ricostruzione di carriera del personale della scuola. Infatti, dopo le importanti decisioni depositate il 28 novembre scorso dalla Corte di Cassazione, con cui si è enunciato il principio per il quale va riconosciuto per intero tutto il servizio pre-ruolo maturato ai fini della ricostruzione di carriera, seppur con le precisazioni per il personale docente rispetto al personale ATA che abbiamo visto nel precedente video, la Corte di Cassazione è ritornata sul tema, inserendo un elemento in più di particolare rilievo. In particolare, la Corte è entrata, nel meccanismo introdotto dal contratto collettivo del 2011 che ha articolato diversamente le fasce stipendiali del personale della scuola, enunciando un principio di diritto di particolare importanza. Facciamo una breve premessa per capire qual è la portata di questa pronuncia della Cassazione. In particolare, il contratto collettivo previgente al 2011 prevedeva, nei primi gradoni due fasce stipendiali, una da 0 a 2 anni e una da 3 a 8 anni. Questo significa che il personale, immesso in ruolo, che vantava un'anzianità di servizio fino a 2 anni, veniva collocato nella prima fascia e quindi godeva di un determinato trattamento retributivo, mentre il personale che maturava già 3 anni di servizio al terzo anno, entrava nella seconda fascia retributiva, quindi con un trattamento economico naturalmente superiore. Il contratto del 2011 ha però rimodulato le fasce stipendiali accorpando la prima e la seconda fascia, che è diventata un'unica fascia stipendiale da 0 a 8 anni, quindi naturalmente peggiorativa rispetto al trattamento previsto dal precedente contratto. Il contratto del 2011 prevedeva una clausola di salvaguardia in favore del personale immesso in ruolo a partire dal 1 settembre 2010, garantendo a detto personale il mantenimento del trattamento economico più favorevole derivante dall'applicazione delle precedenti fasce stipendiali. Ciò significa che il personale di ruolo al 1 settembre 2010 manteneva la prima o la seconda fascia stipendiale a seconda dell'anzianità di servizio da 0 a 2 anni, da 3 a 8 anni, e passava nella nuova seconda fascia stipendiale alla maturazione del nono anno di servizio. Quindi questo era però limitato al solo personale di ruolo al 1 settembre 2010. Bene, la Corte di Cassazione, richiamando i principi di diritto espressi con le altre due sentenze, che garantiscono sostanzialmente una parità di trattamento tra il personale assunto a tempo determinato e a quello indeterminato in ossequio ai principi comunitari, ha puntualizzato che questo meccanismo introdotto dal contratto collettivo del 2011 e che prevede una salvaguardia solo per il personale di ruolo al 1 settembre 2010 si pone in contrasto anch'esso con i principi comunitari di parità di trattamento. Quindi, in sostanza, il principio enunciato dalla Corte è che questo meccanismo di salvaguardia, quindi il trattamento economico di maggior favore derivante dall'applicazione del precedente sistema delle fasce da 0 a 2 anni e da 3 a 8 anni, deve trovare applicazione anche per il personale assunto di ruolo dopo il 1 settembre 2011, purché abbia maturato almeno un anno di servizio da precario in epoca antecedente. Quindi questo principio ha una portata molto rilevante per tutto il personale di ruolo assunto dopo il 2011, che ripeto abbia maturato almeno un anno di precariato antecedentemente, perché potrà rivendicare eventuali differenze retributive cui avrebbe diritto. Grazie, arrivederci.